ci aspettiamo appunto di mettere in campo una problematica che ormai ci sta affliggendo da moltissimi mesi, che è quello del costo dell'energia. Come sappiamo, noi abbiamo spento gli impianti a metà febbraio e poi li abbiamo riaccesi il 12 di giugno. Chiaramente li abbiamo riaccesi perché abbiamo un forte aumento della domanda, tuttavia la difficoltà di poter competere oggi sul mercato del nostro settore è quasi impossibile, perché il costo del metano chiaramente non soltanto non è diminuito, ma è aumentato in questi ultimi giorni in maniera esponenziale, e così chiaramente un'azienda manifatturiera energivora come la nostra non può continuare a lungo. Quindi ci aspettiamo chiaramente che ci siano delle proposte, al di là di alcune cose che sono state messe in campo dal governo centrale, un po' più forti, che ci possono permettere almeno di alleviare anche parzialmente questa situazione di criticità. Caro energia, cause e prospettive per cittadini ed imprese, questo è stato il tema affrontato all'interno dello stabilimento IVV di San Giovanni Valdarno, azienda vetraria leader nel settore che da tempo sta affrontando difficoltà enormi a causa dei costi dell'energia. L'azienda aveva infatti spento gli impianti a metà dello scorso febbraio per poi riaccenderli il 12 giugno. Tra i presenti il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Alessandra Sartore, l'europarlamentare segretario PD Toscana Simona Bonafè. Noi come Italia, a prescindere dai governi che ci sono stati, abbiamo aumentato molto la dipendenza dal gas, in particolar modo dal gas russo negli ultimi anni. Oggi ci troviamo a pagare un prezzo altissimo. Se avessimo investito già in fonti di energia rinnovabile, probabilmente oggi saremmo in un'altra situazione, avremmo meno bisogno del gas. Vero è però che nel breve periodo questa è una fonte che noi non possiamo sostituire, e quindi bisogna mettere in campo azioni che da una parte diano un ristoro a queste aziende che non ce la fanno, perché sono spiazzate poi dalla concorrenza internazionale che non ha i nostri costi dell'energia, e dall'altra chiaramente capire come si può efficientare il processo di produzione per ridurre l'uso dell'energia. Il problema dell'energia è un problema che il governo ha ben presente ed è intervenuto già con 5 decreti dall'inizio dell'anno, stanziando complessivamente 34 miliardi, di cui 17 miliardi proprio per calmierare i costi dell'energia a favore delle famiglie e delle imprese. Il governo continuerà comunque a calmierare questi prezzi anche con un ulteriore provvedimento che adotteremo alla fine di luglio, proprio per coprire i periodi fino ad arrivare alla legge di bilancio, con la quale vedremo che cosa dobbiamo fare e come intervenire.